Confermati gli incentivi per i pannelli fotovoltaici installati a partire da questo novembre. Il cosiddetto ecobonus regionale da 100 milioni, fortemente voluto dal presidente Massimiliano Fedriga, che ne ha sottolineato in aula l'aspetto strategico. Se destinate alla transizione energetica, a questi 149 milioni di euro bisogna sommare i 100 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione per il fotovoltaico per gli edifici privati, ma se vogliamo sommare altro possiamo sommare anche i 55 milioni che mettiamo a disposizione per le aziende e per la transizione ecologica. I fondi disponibili per prime case, seconde case e condomini a favore dell'installazione di pannelli fotovoltaici, impianti solari termici e sistemi di accumulo di energia elettrica saranno erogati a seguito dell'adozione di uno specifico regolamento a partire dai primi mesi del 2023 e saranno cumulabili con le agevolazioni già previste a livello nazionale. Il governatore ha spiegato come questa misura, la prima in Italia di questa portata, rappresenti un primo passo verso un futuro più sostenibile, rimarcando però anche la necessità di scelte politiche volte a orientare l'Italia verso l'autonomia energetica. Perché se noi pensiamo che tutte i nuovi, penso alla mobilità elettrica o ad altre fonti, anche il fotovoltaico che stiamo finanziando, ma se noi consideriamo che per la gran parte è prodotto in paesi e ci viene dato la disponibilità di paesi terzi, noi rischiamo, come è successo con il gas, di liberarci da una catena e di metterci sotto un'altra catena. Il sistema europeo e occidentale deve avere e deve indirizzare anche la ricerca verso un'autosufficienza delle democrazie occidentali che possa avere un approvvigionamento autonomo e non, per scelte politiche o tensioni internazionali, da un momento all'altro, come lo stiamo vedendo drammaticamente in questi mesi con la guerra in Ucraina, ridotto alle dipendenze di paesi terzi.